Dunque, questa edizione praticamente vede due figure di O2 SA. Abbiamo raddoppiato. Ieri abbiamo visto Davide e oggi abbiamo anche con noi Lucas. Test, test. Ci sta? Ok, prova adesso. Pronto? Test. Sentite? Sì? Ok, Loud and clear. ecco. Perfetto. Allora, vai con le due slide. E ovviamente questo, diciamo, va sempre nella direzione di cercare di consolidare i rapporti con OCA, con O2 SA, in maniera tale che, insomma, riusciamo a convogliare un po' tutti verso l'associazione O2 Italia per unire le forze. Facciamo un applauso a Lucas perché è la prima volta qui agli O2 Days Italia. Benvenuto Grazie. e ti lascio a te la platea. Grazie. Ringrazio prima di tutto tutti voi che avete resistito un secondo dopo pranzo, tutti svegli, contento. Grazie all'associazione per l'organizzazione dell'evento. È la mia prima volta qui, sono estremamente contento. Ho sentito, come abbiamo detto, questo senso comune di partecipazione, di collaborazione. Stiamo mettendo le basi per un futuro, secondo me, abbastanza importante. Ci siamo. Come potete vedere uso Linux anch'io, però non c'è una riga di codice in questa presentazione, vi prometto. Per fortuna. Allora, voglio parlare di alcuni concetti globali. Andremo a vedere insieme. Alcune cose sono già state fatte da alcuni colleghi che hanno presentato ieri. Spero di portare qualcosa di nuovo. Spero di intrattenervi per i prossimi 20 minuti. Per i ragazzi là in fondo, magari facciamo un quiz alla fine. Se riuscite a rispondere, vincete un O2 Scale Up. Vedo alcune teste che si sono alzate, magari sono ancora partecipi. Mi presento, sono Lucas Lanziotti. E quella S lì non è un errore di battitura. Io ho delle origini di la mia famiglia è partita nei primi 900 di Fuscaldo, Cosenza. Io invece sono nato in Brasile, Porto Alegre. Quindi per quello l'accento, molti di voi mi hanno già chiesto nelle discussioni, si vede, si sente, però diciamo che ho assimilato bene, mi sento abbastanza italiano, la verità. Io sono venuto qua per giocare a pallone. Quando avevo ancora articolazioni che funzionavano, adesso mi tocca a studiare. Cioè, ho visto che il conto non era andato e i ginocchi non funzionavano. Dunque, O2. Dopo un annetto e mezzo, adesso mi hanno anche fatto team leader, gestisco un team di ragazzi e ragazze che lavorano come partner consultant. Conoscete l'ecosistema O2, abbiamo una rete di partner globali e noi siamo la prima linea di contatto, facciamo supporto, guida e ausiliamo le aziende che sono interessate a far parte di questo ecosistema a conoscere la struttura e aiutarli a fare i primi passi in O2. Arriviamo quindi al dunque. Voglio prima fare cioè un passo su alcuni concetti globali che compongono l'accelerazione digitale. Poi voglio zoomare su quelli che sono i trend per l'industria, per l'ERP. Siete confortabili, comodi con ERP, right? Tutti quanti, cioè gestionali, sistemi gestionali. Mi viene fuori ERP, quindi rimaniamo con ERP. E alla fine cercare di collegare alcuni di questi punti e presentare come il programma di partnership è una struttura che è praticamente all'avanguardia per cogliere i trend e i concetti di cui adesso parleremo. Arriviamo lì. Accelerazione digitale. Si parla tantissimo, vero? Voi siete la prima linea dell'accelerazione digitale. Però per arrivare all'accelerazione digitale, prima vorrei passare per due concetti. Prima, la trasformazione digitale, che è quello che facciamo noi. È praticamente l'utilizzo della tecnologia per trasformare un'organizzazione. E questo significa magari cambiare il modello di business, arrivare a implementare una nuova strategia aziendale che serve ovviamente a migliorare la customer experience, alcune aree specifiche del business. Quindi l'utilizzo della tecnologia parte
partendo da una strategia. Il secondo concetto è l'adozione digitale, che ovviamente è direttamente collegata con la trasformazione. Diciamo che l'adozione digitale è il composto dell'implementazione, dell'integrazione e poi del pieno utilizzo della tecnologia. Questo per me è molto importante perché per massimizzare il ROI significa che l'utente finale utilizzi il sistema, il software, al massimo delle sue potenzialità. Questi due concetti, secondo me, sono la base di quella che è l'accelerazione digitale. E l'accelerazione digitale sono l'insieme di questi componenti ponendo sempre una marcia in più su quelli che sono la velocità e la continuità di questo processo per arrivare al... Scusatemi, perdono. Vediamo, ci siamo? Nessuno? Ok, tutti vivi. Tutti vivi. Non è caduto nessuno. Bene. Si sente pure meglio. Vedi, era apposta. Si sente meglio. Per arrivare lì, al pieno utilizzo delle tecnologie, all'evoluzione. Cioè oggi l'accelerazione digitale, diciamo che sarebbe quel contesto dove non solo più sopravvivere come azienda, ma evolversi e adattarsi in periodi di incertezze, quello che abbiamo visto parecchio negli ultimi anni. Dunque, adesso che abbiamo più o meno, e guarda, cioè stiamo facendo ovviamente qualcosa di superficiale, si potrebbe prolungare molto più a fondo, ma una volta che capiamo quello che intendo io per accelerazione digitale, parliamo di quelli che sono i driver, quelli che sono le forze che formano, diciamo, che spingono questo trend mondiale al punto dove siamo adesso. E ricordate che sono brasiliano, sei sgarro, se una congiugazione verbale non è corretta, perdonatemi, cioè, sono scusato. Primo, impatto Covid. Scusatemi, ma è impossibile non parlare dell'impatto della pandemia. Sa, tieni questo qua. Perché hai detto Covid? Sì. Quindi, abbiamo avuto la necessità di cambiare radicalmente l'utilizzo e l'adozione di tecnologie nuove. Abbiamo visto che ormai qualsiasi tipo di interazione, intrattenimento, cultura, sanità, pubblica amministrazione, qualsiasi cosa avviene attraverso un sistema digitale, una piattaforma. E quindi in un anno abbiamo completamente rivoltato quello che è stato, cioè, un trend decennale per cui accelerazione digitale. Cioè un trend che viene già da un bel po' di tempo, adesso è obbligatorio, è forzata il cambio di marcia in questo tipo di scenario che stiamo vivendo adesso. Secondo me molto significativo, ovviamente, il cambio nell'e-commerce. Se non possiamo uscire di casa, compriamo gadget online. Sì. Questo grafico qua è una rappresentazione del primo trimestre del 2021 paragonato al primo trimestre del 2020. Primo trimestre del 2020, ricordiamo, siamo andati in lockdown. 2021, la media globale di crescita di e-commerce 58%. Mentre, neanche io ci credevo, l'Italia ha aumentato del 78% la crescita dell'e-commerce. Ovviamente ci sono degli elementi che vanno a considerare, magari c'era un ritardo, però l'Italia si è vista, cioè, spinta forte sull'e-commerce e molto avanti della media europea sicuramente. Questa è una forza esterna che abbiamo visto, cioè ci è imposta la necessità di cambiare. La seconda forza, ne abbiamo discusso a lungo ieri e sappiamo bene,
più che una forza, diciamo, è uno degli elementi che va a sostenere l'accelerazione digitale. Senza una forza lavoro competente sulle capacità, sulle nuove tecnologie, questa accelerazione verrà a meno. Quindi noi che siamo al forefront, in inglese non mi viene la parola in italiano, comunque noi che siamo qua davanti a questo trend, dobbiamo pensare all'utilizzo delle tecnologie non solo come formazione specifica o due, sappiamo che è necessario, ma io la vedo più come l'utilizzo e lo sfruttare la tecnologia per migliorare e adattare la forza lavoro a utilizzare e essere in grado di mantenere questa accelerazione digitale. Noi abbiamo discusso a lungo ieri, quindi non mi soffermo molto. Abbiamo cercato di trovare alcuni punti di azione e secondo me ci saranno alcuni corsi e alcune formazioni ODU a breve, che già ci fa molto piacere che ci sia anche quella questione della scuola, partecipare e aumentare la diffusione di una tecnologia come ODU, ma tante altre in futuro, partendo ovviamente dalle scuole. Su questo punto, Davide ieri ci ha già parlato, però mi fa piacere rivedere perché si collega benissimo con quello che ho appena detto. Nel 2019 questo sondaggio risposto dai partner ODU identificavano il bottleneck principale come la necessità di attrarre più clienti. Ormai nel 2021 i nostri partner hanno bisogno di project manager, di developers, di personale qualificato. Quindi cioè, si incastra a pennello con la necessità di aumentare le competenze digitali anche qui all'interno del nostro ecosistema, del mondo ODU. Davide lo ha anche detto, quindi non mi soffermo molto. ODU, avendo capito, ODU SA, avendo capito la necessità di produrre una metodologia che va a formare consulenti funzionali, abbiamo creato una formazione di 7 settimane che è esattamente la stessa metodologia che utilizziamo per formare i propri consulenti. Quindi ODU mette a disposizione della rete di partner, in 7 settimane c'è la completa metodologia che utilizziamo noi e dunque i partner possono beneficiare. Abbiamo anche capito la necessità di migliorare o praticamente creare contenuto più evoluto. Tutti voi conoscete Amy, immagino. Amy è la parte principale di ODU. Abbiamo creato adesso una serie che si chiama Smart Class e sono delle formazioni specifiche su un argomento, in questo caso account in generale, c'è uno di studio e faremo tanti altri dove prendiamo un modulo o un processo e lo formiamo molto più, creiamo il contenuto in una maniera più evoluta, non solo per l'utente finale, però per tutti quelli che vanno anche a lavorare e implementare, quindi la rete di partner, system integrator, community, tutti quanti. Infine, la metodologia, quella siamo obbligati a leggere 5 pagine al giorno prima di andare a letto, tutti quelli che lavorano a ODU. Bene, terzo trend, Giovanni di Open Innovation ieri ha già praticamente detto tutto quello che c'era da dire, però penso che sia una forza molto molto importante per noi, per l'accelerazione digitale, per aumentare il numero in maniera esponenziale di implementazioni, di adozioni di sistemi nuovi. E qui ho preso un estratto della Bussola per il Digitale 2030 della Commissione Europea, che molto ambiziosamente vuole che il 75% delle imprese europee utilizzi un sistema come cloud, big data e AI, e il 90% delle piccole e medie aziende sia almeno digitalmente, cioè di bassa intensità, però sia digitale. Se il 90% delle PMI arrivano a quel punto, tutti noi non abbiamo problemi di lavoro per tipo 5-6 anni, tranquillamente. E qui riprendo di nuovo Giovanni di Open Innovation. React-EU, abbiamo 150 miliardi, perché non avere una fetta per noi? Cioè, siamo qui, è quello che facciamo.
In questo senso qua, il mio suggerimento è ovvio di informarsi, magari collaborare con gli enti regionali, provinciali, locali, quelli che vanno a distribuire i fondi alla fine, e informare anche i vostri potenziali clienti. Cioè, magari loro non andranno a vedere quali sono i fondi di React-EU che potrebbero migliorare il loro sistema gestionale, perché non sanno neanche che hanno bisogno di un sistema gestionale. Dunque, siete voi ad essere quelli di informare e educare i vostri clienti sulle potenzialità dei fondi europei, dei fondi nazionali, verso la digitalizzazione. Questo molto globale, molto high level, però importante. Zoomiamo e facciamo un focus sull'industria, su ERP. Ce ne sono tanti trend che formano, diciamo, il futuro dei gestionali, dell'ERP. Per me ho estratto quattro che penso siano direttamente collegati con quello che è Odoo, con quello che fa il prodotto per cui tutti noi qui collaboriamo. Prima di tutto, cloud. Non è una questione di se, ma quando. Il mercato globale del cloud raddoppierà fino al 2025. Se vedete CAGR, Cumulative Accumulation Growth Rate, quindi la crescita cumulativa del quasi 18% anno anno fino al 2025. Passare da 45 a 100 miliardi di dollari sul mercato globale dei cloud significa che, cioè, ormai non è neanche più un trend, una tendenza, è una realtà. Basta, cioè, sta a noi cogliere la palla al balzo e partecipare e ovviamente beneficiarsi. Andiamo avanti. Centralizzazione e integrazione. Di tutti i trend che ho visto, questo per me è ovviamente molto, cioè, è molto diretto. Un'azienda piccola che va a crescere ha diversi dipartimenti utilizzando diversi sistemi e alla fine c'è un casino, nessuno si comunica, l'informazione non estrae benefici. Io conosco un software che un po' risolve questa situazione. Però, non so. SAP, certo. SAP mi fa. Anyways, centralizzazione e integrazione significa che l'informazione è readily available, è disponibile, è pronta, va utilizzata, va analizzata. E i partner, gli integratori e la comunità, l'ecosistema Odoo è ovviamente cruciale per questo tipo di passaggio, perché siete voi ad analizzare i processi e centralizzarli, integrarli e mettere a disposizione del cliente. Quindi su questo trend non solo Odoo, ma tutto l'ecosistema è già ovviamente avviato verso questo tipo di operazioni, di implementazione. Terzo, siete ancora svegli là in fondo? Bene. Mobile everything. Non è novità, lo so. Però un gestionale non è più un opzionale avere una piattaforma mobile dove si va a lavorare da remoto, dove aziende di impianto che hanno la necessità di grandi spostamenti, non avere un sistema mobile, non avere la facilità e l'accesso a un sistema che è nativo mobile, non è più competitivo. E quindi sì, Odoo è nativo mobile, e qui faccio la differenziazione per quelli che non sono, cioè c'è la differenziazione tra Odoo Enterprise e Community, non so se sapete, però c'è, e la versione Enterprise sì, è mobile nativa. Se mi permetto, anche qui gli integratori o quelli che vanno ad offrire i servizi sono importanti. Perché? Perché sono loro a customizzare e personalizzare le schermate per adattare alle necessità dei clienti. Quindi, che sia mobile native non necessariamente significa che è la miglior soluzione possibile. No, va adattata, va migliorata e va personalizzata, e qui rientrano ovviamente i servizi. Infine, human ERP interaction. Per me questo è uno dei punti principali di
di quello che stiamo vivendo, della rivoluzione di un sistema così, non è fatto per umani. Quello lì no. Cioè, centinaia di voci, ognuno con un drop down di altre 40 voci, no. Non è così che lavoriamo. Il nostro cervello, noi, specie umana. Dobbiamo passare a qualcosa di molto più umano, human-centric, utente finale. Dunque, sistemi che sono intuitivi, sistemi che sono moderni, sistemi che funzionano per l'utente. Io qui vedo depressione e persone che sinceramente arrivano a casa e non sanno più cosa fare con la loro vita. E lì vedo utenti che sono felici, fanno il suo lavoro e sono felici di rientrare a casa e magari cantare una bella canzone, perché no? Ho cercato di estrarre qualcosa di visualmente, qualcosa di grafico che facesse questo confronto tra il sistema gestionale da robot e quello da umano, e questo è più o meno quello che ho trovato. SAP versus Odoo, all the way. Quindi, perché unirsi a noi ora? La domanda che mi viene è perché no? Perché non unirsi a noi ora? Io uso molto l'analogia del treno che è già partito e noi siamo nella posizione ideale per salire sul treno e estrarre il maggior potenziale possibile di quello che stiamo facendo, della rivoluzione digitale, di un cambiamento nell'implementazione e nell'utilizzo di un sistema gestionale. Quindi, abbiamo già visto ieri con Davide. Non torniamo perché Davide ci ha spiegato in maniera molto migliore, il suo italiano è anche migliore del mio, quindi preferisco limitarmi. Cioè, la verità è che ho imparato 18 parole nuove con lui ieri. Ma di quelle belle, carine. No, quella dopo l'evento non posso dire. Quella invece imparate prima. Sempre. Quindi, la crescita Odoo, la sapete, non abbiamo bisogno di ripetere, esponenziale. Tutto l'ecosistema cresce insieme, anche questo, dai 1200 ai 2000 dipendenti in un anno. Forse per questo che mi hanno dovuto fare team leader, perché tanta gente, non per altro. Ma questo secondo me è qualcosa che ieri non abbiamo visto e premo a fare una piccola spiegazione. L'ecosistema Odoo è composto da vari elementi, da vari pezzi che collaborano, che cercano di migliorare e cercano di crescere insieme. Noi di Odoo S.A. ovviamente abbiamo una visione, una strategia corporativa, aziendale, che cerca di puntare verso il futuro e cerca di disrompere, e poi ovviamente insieme alla community cerchiamo di migliorare il prodotto, cerchiamo di darci feedback e di crescere. Però lì i partner Odoo, secondo me, sono messi in questo puzzle in una posizione chiave. Perché? Perché il 75% delle implementazioni globali di Odoo Enterprise vengono fatte dai partner. Questo cosa significa? Che i servizi Odoo sono rappresentati dal servizio della rete di partner. E quindi per i clienti, per noi, è fondamentale avere dei partner che rispecchino e offrono un servizio di alta qualità e che abbracciano, cioè, la nostra visione di mondo, la nostra visione di gestionale, e lavorano insieme con tutti gli altri pezzi, con i clienti, con la community, con Odoo, tutti quanti insieme. Questo è praticamente, in maniera molto semplificata, la struttura di partner learning è ufficiale, manca la N lì, lo so, ho già chiesto la N, apprendimento, sta arrivando, una N riesco a tirare fuori in Odoo. Comunque, sono diversi nell'approccio al mercato. Per quelli che non sono ancora partner, per quelli che vogliono entrare nel nostro ecosistema, preferisco avere una conversazione più approfondita, ma in sintesi, partner learning differisce dall'ufficiale in termini di aggressività al mercato, di potenzialità commerciale immediata, però sono entrambi positivi nell'obiettivo che vengono a rappresentare. Tutto qua. Giusto,
una parentesi, no, una precisazione. I partner ufficiali hanno dei requisiti minimi, perché ovviamente devono mantenere un minimo livello di qualità e o attivare un contratto do enterprise con un cliente che rappresenta una prima implementazione, e quindi possiamo avere quello come la base, o completare quel project leader onboarding, la formazione di 7 settimane che ho appena spiegato. Bene, per diventare un partner basta scrivermi una mail, parliamo, ci sentiamo, arriviamo quindi a parte delle domande. Era lì. Adesivo. Prima le domande, ci sono domande? Sono domande. Per Lucas? Vedi, se non c'è codice in mezzo non è una domanda. No, è perché... Non è divertente. Scale up a chi fa la domanda. Allora, chi fa la domanda vediamo. Scale up. Ragazzi, là in fondo, quali sono i 3 concetti che ho presentato all'inizio? Sono 3 concetti, 3 titoli... No, professore, non superano l'anno scolastico. No. Cioè, almeno uno dei 3, ragazzi. Già uno forse. No? Vabbè. Per voi ci sono dei scale up, siete rimasti svegli, attivi per 2 giorni di evento, secondo me lo meritate. Ci sta, quindi è stato impegnativo per tutti. Nessuno là dietro vuole partecipare. No, con lo scale up. Con lo scale up Natale della tombola a casa. Quest'anno ci facciamo vabbè. Domanda o vuoi scale up? Tutto tuo. Oh. Ah, è vero. Dimmi. Uno, chi è il partner più bello di Odoo? Oh. Soggettivo, dipende. Io non posso, cioè, sono biased. A Mammodu. Va bene. Va bene, grazie. Facciamo un applauso, grazie a Lucas. Ah, l'adesivo, dove vai? Aspetta, oh. L'adesivo, segretario, l'adesivo ci serve qua, eh. Padrino o madrina? Nel frattempo, Mario, inizia a venire così ti microfoniamo. Chissà. Dateci gli facciamo spedire. Sì, possiamo prendere gli indirizzi e vi facciamo spedire. Tanto abbiamo parecchi. Sì. Facciamo spedire. Ecco. Uno in borsa. Ah, apposta. Superato. Allora, momento marchio. No, allora lo mantengo io, tu mi metti la destra. Se no dici, presidente, pure ci mette le... Vai. È lui che lo deve volere. Olè! Allora, da notare quanto sia strategico, si baciano. Giusto. Quindi... Posso, ce l'avete qua. Alla fine tornerà a casa. Tieni, dai. Grazie, Lucas. Grazie.